Quegli uomini dissero allora a Lot: «Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e quanti hai in città? Fagli uscire da questo luogo, perché noi stiamo per distruggere questo luogo». Il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli. Lot uscì a parlare ai suoi generi, che dovevano sposare le sue figlie, e disse: «Alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città». Ai suoi generi sembrò che egli volesse scherzare. Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue figlie, due, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Lo fecero uscire e lo condussero fuori dalla città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi per la tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro la valle. Fuggi sulle montagne per non essere travolto». Così, dal libro della Genesi, il capitolo 19, i versetti vanno dal 12° al 17°.